conclusa la saga di Desmond, Assassin's Creed torna indietro nel tempo e ci presenta Edward Kenway, un uomo che non è nato per fare il contadino, che agli inizi del 1700 si imbarcò alla volta delle isole caraibiche. Fu lì che incontrò pirati come Barbanera o il Capitano Kidd, ma anche un assassino traditore a cui si sostituì, finendo invischiato nelle lotte tra assassini e templari e nella leggenda dell'osservatorio. Nel mondo concepito da Ubisoft, queste vicende rivivono grazie all'Animus, un macchinario che permette di estrapolare le esperienze degli antenati di cui è rimasta traccia nel DNA e riviverle come in una sorta di videolettore. Il nuovo protagonista moderno della saga sembra essere un semplice impiegato dell'Abstergo Entertainment, ignaro dell'esistenza di templari ed assassini. La vera avventura si svolgerà comunque nei panni intrisi di salsedine del Capitano Kenway. Black Flag è un gioco dalla doppia anima, dato che in esso la vita sul mare e le avventure sulla terraferma si fonderanno in un'alchimia decisamente fluida. La vostra migliore amica sarà la nave Jackdaw, con la quale potrete navigare più o meno liberamente dove vi aggrada, trama permettendo. Edward dovrà manovrare personalmente la sua nave e in caso di battaglia o tempeste non potrà staccarsi dal timone. In tutte le altre occasioni, però, potrà gettare l'ancora e raggiungere così la riva a nuoto ed esplorare personalmente le varie locazioni. A terra, il gioco si comporterà sostanzialmente in linea con la serie. Edward può camminare oppure correre in maniera acrobatica, arrampicandosi ad ogni appiglio e cercando di seguire in linea retta la direzione impostata. Svariati elementi del gioco potranno fungere da nascondigli in modo da muoversi non visti. Il nostro protagonista, al pari dei suoi avi e discendenti, padroneggerà diverse tecniche di omicidio silenzioso, ma presto o tardi si troverà impegnato in conflitti all'aperto. Anche in questo caso il gameplay ricalcherà le orme dei precedenti capitoli. Le armi principali di Edward sono una coppia di spade, ma la differenza tra questa e il Tomahawk di Connor è più che altro stilistica. Avrete a disposizione un tasto per l'attacco, uno per rompere le difese dell'avversario e uno per il contrattacco. A questi si aggiunge l'utilizzo dell'attrezzo o arma secondaria selezionata. Ad ogni avversario corrisponde poi la giusta strategia ed anche se questi vi attaccheranno praticamente sempre uno alla volta, sarà richiesto un minimo di colpo d'occhio per non commettere errori e magari concatenare qualche serie di uccisioni. Se le cose volgono al peggio, Edward dovrà tentare la fuga cercando di distanziare gli inseguitori e un rifugio sicuro dove nascondersi per qualche secondo. L'altra metà del cielo per Edward è quella che sovrasta il mare. La navigazione e le attività ad essa legata impiegheranno infatti una fetta consistente del tempo di gioco. Per governare la nave serviranno di base solo l'analogico ed i tasti per aumentare o ridurre la velatura. Altri comandi serviranno per prendere la mira ed aprire il fuoco. Avrete a disposizione palle semplici, palle incatenate, barili esplosivi da sganciare come mine e molto altro. Scopo delle battaglie navali sarà quello di affondare o catturare le navi avversarie. In questo secondo caso, per assumere il controllo di un natante, dovrete prima infliggergli parecchi danni e poi ottenere alcuni obiettivi, come l'uccisione di un certo numero di membri dell'equipaggio e l'assassinio del capitano. Starà poi a voi a decidere come impiegare la nave catturata, trasformandola in ricambi per la Jackdaw o inviandola alla vostra flotta. La vita in mare non si limita però alle scaramucce a colpi di cannone. Potrete dedicarvi alla pesca di squali e balene mediante l'apposito minigioco, oppure immergervi con la campana subacquea in cerca di tesori. Troverete anche delle mappe sparse per il mondo, vere e proprie cacce al tesoro piratesche. Edward avrà modo di incrementare la propria efficienza e quella della sua amica Jackdaw grazie a numerosi upgrade, che potranno essere acquistati oppure fabbricati con i materiali necessari. In questo quarto capitolo abbondano poi anche i minigiochi, oltre alla pesca allo squalo avremo la caccia di orsi e giaguari o giochi di taverna come dama e fanorona. E altresì un minigioco, il tool di hacking che il protagonista moderno utilizzerà per accedere alle postazioni Animus dei suoi colleghi. Il fatto che Black Flag sia un gioco rilasciato su diverse generazioni di console ha fatto nascere il sospetto che gli sforzi fossero tutti incentrati sulle console imminenti. Dopo aver provato la versione attuale, possiamo affermare che non è così. È impressionante quanto il motore grafico sia stato messo alla frusta per creare degli ambienti estremamente ampi e come mare gestisca sia l'acqua calma e trasparente nei pressi delle rive, sia le masse oceaniche sollevate dalle onde delle tempeste. Purtroppo però il sistema non è scevro di difetti, il peggiore dei quali sono legati probabilmente ai caricamenti che causano l'improvvisa comparsa di nemici laddove un attimo prima apparentemente non ce n'erano. Anche il sonoro del titolo Ubisoft presenta una sorta di doppia anima e alterna le musiche moderne delle situazioni di gameplay pregnante ai tradizionali canti pirateschi dell'epoca, da raccogliere nel gioco sotto forma di pagine svolazzanti. Decisamente buono il doppiaggio in italiano, salvo qualche personaggio qua e là. La natura open world di Black Flag si percepisce sin dall'inizio. È innegabile che siamo al cospetto dell'episodio più vasto e vario della saga, nonché ad un nuovo inizio. Forse Edward non avrà altro da dire dopo questo capitolo, ma l'impiegato Abstergo ha certamente appena iniziato il suo viaggio.
Il titolo è altresì ancora imperfetto. Oltre ai glitch citati, permangono infatti un sistema di combattimento che molti non apprezzano e la pessima abitudine del protagonista ad incartarsi tra muri ed ostacoli, mentre effettua corse acrobatiche. Detto questo, Assassin's Creed 4 Black Flag è un bel gioco, indubbiamente. Vasto, vario, interessante, comprensibile e abbordabile per i neofiti, ed allo stesso tempo tradizionale. Non possiamo che consigliarlo, nella speranza che da questo capitolo Ubisoft cominci un serio lavoro di restauro e rinnovo della saga. Per quanto riguarda le altre feature ed il multiplayer, vi rimandiamo alla nostra recensione completa sulle pagine di GameSurf, dove siete anche invitati a dirci la vostra sul gioco.